Abbiamo tante volte citato il teorema fondamentale del calcolo, lo ricordiamo ancora una volta, se noi integriamo una funzione tra un limite fisso e un limite variabile, otteniamo una primitiva della funzione stessa, sempre che sia continua, e di conseguenza per calcolare l'integrale da a a b di una certa funzione continua, f piccolo, se conosciamo una primitiva lo possiamo fare immediatamente questo calcolo, basta prendere questa primitiva e calcolarla in b meno la stessa primitiva calcolata in a. Che so, vogliamo calcolare l'integrale fra 2 e 3 della funzione 1 su x in dx, poiché 1 su x ammette come primitivo il logaritmo, logaritmo naturale, questo integrale presto fatto vale logaritmo di 3, logaritmo naturale di 3 meno logaritmo naturale di 2. Già, ma se noi volessimo avere una stima numerica di questo integrale, cioè diciamo così, al di là di quella che è la simbologia, logaritmo di 3, logaritmo di 2, cioè quant'è come numero questo integrale? Si dirà, ma la cosa è presto fatta, abbiamo, una volta si diceva le tavole dei logaritmi, quando ero studente, moltissimi anni fa, tutti noi possedevamo le tavole dei logaritmi, penso che molti dei miei ascoltatori non le abbiano mai viste, o forse in casa loro, se qualche loro genitore o parente anziano le ha usate a suo tempo, si troveranno relegate in qualche, diciamo, ripiano alto di una qualche libreria fuori uso. Cioè, quando eravamo studenti, quelli della mia generazione, avevamo le tavole dei logaritmi su cui leggere il valore numerico approssimato di logaritmo di 3 e logaritmo di 2. Oggi su qualunque calcolatrice scientifica tascabile, anche di prezzo modesto, questa funzione, logaritmo, così come tutte le altre funzioni cosiddette elementari, seno, coseno, esponenziale, eccetera, sono, come si dice, direttamente implementate, come si dice con un neologismo oggi di moda, cioè sono direttamente disponibili con un numero di cifre esatte, spesso anche molto elevato. Quindi, diciamo, il problema, come dire, non si pone. Beh, naturalmente c'è un problema dietro, che volendo uno può anche ignorare o fingere di ignorare, ma il problema è, ma e le tavole dei logaritmi come sono state fatte? Queste funzioni che sono direttamente implementate dentro il calcolatore, come sono implementate? Cosa accade realmente dentro la memoria di questi calcolatori? Ora, noi naturalmente non siamo in condizione, per varie ragioni, di dare risposte, come dire, esaustive a queste domande, anche se così vorrei invitare il mio ascoltatore eventualmente curioso a, diciamo, esaminare la parte finale del testo di riferimento, la parte di laboratorio, dove molte di queste domande trovano una risposta. Ma almeno così, diciamo, una prima idea vorremmo ugualmente fornirla. Non so se ricordate, in una delle lezioni precedenti abbiamo detto che il teorema fondamentale del calcolo, diciamo, può anche servire per costruire funzioni. Io posso costruire, definire una funzione logaritmica, logaritmo di x naturale, definendola proprio così, come ciò che si ottiene integrando tra 1 e x la funzione, non dico più 1 su x, dico 1 su t, al solito per non fare confusione tra l'estremo superiore di integrazione, che è la stessa x che compare qui, e la variabile di integrazione. E diciamo, abbiamo accennato al fatto che proprio questa definizione mediante un integrale può fornire uno strumento di calcolo approssimato del logaritmo. Perché? Ma perché se io voglio calcolare il logaritmo di 2, logaritmo naturale, potrei anche scrivere ln, scriviamolo anche, ln di 2, beh, dunque questo è l'integrale fra 1 e 2, a questo punto posso tornare a scrivere anche 1 su x in dx, non c'è nessun rischio a questo punto. E proprio la definizione, per esempio, di integrale come elemento di separazione fra somme inferiori e somme superiori mi fornisce, sia pure, diciamo, con una certa pesantezza, con una certa difficoltà, un primo strumento di approssimazione. Perché? Ma perché, diciamo, la cosa è molto semplice, prendiamo l'intervallo 1, 2 e dividiamolo per semplicità in n parti uguali. Dunque, x con 0 coincide con 1, poi abbiamo x con 1, x con 2, x con 3. Quanto sarà lungo ciascun intervallo di scomposizione? Beh, presto fatto, se l'intervallo è lungo 1, lo divido in n parti, quindi l'ampiezza, chiamiamola h, di ciascun intervallino sarà 1 diviso n, quindi x con 1 è 1 più un ennesimo, x con 2 è 1 più 2 ennesimi, così, e in generale, diciamo, x con k sarà semplicemente 1 più k ennesimi, o se preferite, n più k diviso n.
Poiché la funzione 1 su x è decrescente, sull'intervallo 1, 2, ecco che se voglio costruire una somma inferiore, chiamiamola s piccolo, per esempio ff, chiamiamola semplicemente sn, tanto la funzione f è già stata scelta, la funzione 1 su x, abbiamo deciso di dividere in n parti uguali, quindi è presto fatto. Come faccio a costruire questa somma inferiore? Dovrei fare e piccolo k per xk meno xk meno 1. Già, dunque xk meno xk meno 1 vale costantemente un ennesimo. Così, no? E chi sarà mai e piccolo k? Dunque la funzione è decrescente, quindi il minimo valore che essa assume sull'intervallo xk meno 1 xk è proprio il valore che essa assume nel punto xk. E perché la funzione è 1 su x, chi sarà mai questo valore che assume nel punto xk? Sarà 1 su xk, cioè il reciproco di xk. Dunque, qui è presto fatto, la somma inferiore basta fare un ennesimo, somma in k da 1 a n. Nel foglio precedente abbiamo visto che xk si scrive n più k su n, il reciproco sarà n diviso n più k. E se voglio calcolare una somma superiore, cosa devo fare? Siamo alle solite, chi è il massimo valore della funzione sull'intervallo xk, xk meno 1, xk meno 1, xk? La funzione decrescente sarà il valore che si assume nell'estremo sinistro, xk meno 1. Quanto vale xk meno 1? Beh, se xk, torno a scrivere qui, se xk vale n più k diviso n, xk meno 1 sarà n più k meno 1. Alle solite, per avere la somma superiore, devo fare l'ampiezza di ciascun intervallo un ennesimo, poi devo sommare i reciproci, cioè i valori della funzione nel punto xk meno 1, la funzione 1 su x, dunque i reciproci dei valori xk meno 1, e la cosa è presto fatta, sarà semplicemente n diviso n più k meno 1, così. Dunque, il logaritmo di 2, che è, ripeto, l'integrale fra 1 e 2 di 1 su x in dx, è compreso fra ciascuna s piccolo m e ciascuna s grande n. Allora, con l'aiuto di una piccola calcolatrice o di un qualunque calcolatore, possiamo, che so, farci una tabella di questi valori, s piccolo e s grande, in corrispondenza di valori diversi di n, e vedere che cosa accade. Incidentalmente faccio osservare che questi numeri che sono in gioco qua sono tutti numeri razionali, sono frazioni queste. N è un numero razionale, quindi queste due espressioni sono due stime razionali, per difetto e per eccesso, del logaritmo di 2. Questo è interessante perché i moderni sistemi che fanno calcolo simbolico, mi riferisco a Derive, Maple, Mathematica e altri dello stesso tipo, consentono tutti quanti di manipolare i numeri razionali come tali, cioè di hanno realizzato nel proprio interno quella che si dice l'aritmetica razionale esatta. Quindi è possibile calcolare, come dire, esattamente questa frazione, come frazione, e soltanto in un secondo tempo trasformarla, come dire, per poterla leggere, in un valore decimale. Quindi è un calcolo che avviene senza errori di arrotondamento. Bene, dicevo, se con l'ausilio di un calcolatore, anche modesto, andiamo a tabulare, come si dice, questi valori, beh, troviamolo, calcolati io per voi, naturalmente. Qui viene 0,66 e 87, eccetera. Qui viene 0,71, 87, eccetera. Questo dividendo in 10 parti uguali, quindi come dire valutando 10 volte la funzione integranda. Come si vede, questa è una stima per difetto, questa è una stima per eccesso, non sono molto buone, nemmeno le prime cifre decimali coincidono. Raddoppiamo il numero dei punti. Abbiamo 0,6808, eccetera. E qui abbiamo 0, 70, 58, eccetera. Ancora, diciamo, abbiamo due stime poco soddisfacenti. Facciamo un deciso balzo avanti, calcoliamo, dividiamo l'intervallo in 100 parti uguali, calcoliamo la funzione integrante in 100 punti, abbiamo 0,6906, eccetera, e qui abbiamo 0,6956, eccetera. Ecco dunque che le prime due cifre decimali coincidono nella stima per difetto e per eccesso, e dunque sono, come dire, esatte, sono i primi due valori corretti del logaritmo naturale di 2. Incidentalmente il logaritmo naturale di 2 è 0,6931, eccetera. Quindi abbiamo una prima idea, diciamo così, di come si possa stimare numericamente un'integrale, per esempio anche allo scopo di tabulare una funzione. Diamo subito un'idea dell'errore che si compie quando si sostituisce al logaritmo di 2, logaritmo naturale di 2, o una somma inferiore, Sn, o una somma superiore. Questo errore, evidentemente, la differenza Ln meno s piccolo n, oppure s grande n meno logaritmo di 2, questa differenza è maggiorata dalla differenza s grande meno
se grande n meno s piccolo n, cioè qui dovrei fare questa differenza, si esprime subito perché sarebbe un ennesimo, diciamo in generale la differenza fra una somma superiore e una somma superiore, inferiore che cos'è? È la somma in k da 1 a n di e grande k meno e piccolo k che moltiplica xk meno xk meno e meno in alto xk meno 1. In questo caso xk meno 1 diciamo sono, queste differenze sono tutte uguali, sono uguali a un ennesimo, potrei raccoglierlo a fattore comune, ma comunque diciamo restiamo pure su una situazione così generale. Diciamo, se io uso questo metodo, che qualcuno chiama metodo dei rettangoli, perché evidentemente, come dire, vado a sostituire all'integrale, cioè all'area del trapezoide, un plurirettangolo, o contenuto o contenente il trapezoide stesso. Qual è l'ordine di grandezza dell'errore che si commette? A me interessa sapere questo. Se chiamo H l'ampiezza degli intervalli di integrazione, che in generale sarebbe b meno a diviso n se divido in parti uguali, così, queste parentesi in realtà non servono. Come va a zero questo errore al tendere di H a zero? Qual è, per così dire, la velocità con cui tende a zero questo errore, questa differenza? Facciamo una piccola digressione. Se io ho una funzione qualunque, dunque se la funzione continua, dunque e grande K ed e piccolo K in realtà sono il massimo e il minimo, quindi sono, diciamo, la F calcolata in un certo punto, X secondo, meno F calcolata in un certo punto, X primo, dell'intervallo che a noi interessa. Se la funzione è dotata di derivata prima continua, il teorema di Lagrange ci dice che questa differenza si scrive x secondo meno x' per la derivata prima calcolata in un certo punto xi, che non so esattamente dove sta, ma so che sta nell'intervallo che a me interessa. Quindi quando prendo il valore assoluto, anzi, il valore assoluto non serve perché questa differenza è già positiva, quando prendo questa differenza, che in ogni caso coincide col proprio valore assoluto, qui diciamo avrei il valore assoluto di questa espressione, quindi diciamo, se il valore assoluto della derivata prima, se il valore assoluto della derivata prima, attenzione che x secondo non lo so se è più grande o più piccolo di x primo, quindi questa differenza, diciamo, sarebbe il valore assoluto di questo qui per il valore assoluto della derivata. Se la derivata prima è anch'essa continua nell'intervallo b, certamente è limitata, questo ce lo dice il teorema che ha preceduto la dimostrazione del teorema di Weierstrass. Quindi c'è una costante m che maggiora, per così dire, la derivata prima. E qual è la conclusione? La conclusione è che queste differenze grande k meno piccolo k si possono maggiorare con questa costante m che maggiora il valore assoluto della derivata prima. Perché cosa? Beh, questi due numeri sono due numeri dell'intervallo xk meno 1 xk, quindi questa differenza si maggiora così. Qual è la conclusione? Che se torniamo al foglio precedente, ci chiediamo cos'è che maggiora qualcosa che maggiora questa differenza, abbiamo detto questa di la differenza di grande K meno piccolo K la maggioro con M per XK meno XK meno 1. Se questi sono tutti uguali, questo è H, quindi questa differenza la maggioro con che cosa? Con M per H, ho portato fuori questa quantità, questo è H, e qui mi rimane la somma di XK meno XK meno 1. Qualcuno dirà, ma anche questo è H. Certo, ho la somma di N volte H, ma che cos'è N volte H? E H è b meno a diviso n, quindi n volte h è b meno a. La conclusione è che trovo che questa maggiorazione, la differenza fra una somma superiore e una somma inferiore, se dividi in n parti uguali, si maggiora con la costante m per b meno a, quindi la scriviamo nel foglio seguente, la differenza fra s grande n e s piccolo n, e quindi anche la differenza s grande meno l'integrale e anche la differenza integrale meno s piccolo. Ciascuna di queste differenze non negativa per conto suo, si maggiora con una costante C, diciamo, che in realtà è il prodotto di M per B meno A, dove M a sua volta è qualcosa che in valore assoluto maggiora la derivata prima, per H. Quindi questo errore è qualcosa, diciamo così, che va a zero come va a zero H. È, come si dice in gergo, un O grande di H. Questa è una notazione che ci capiterà di utilizzare spesso, sia un'altra notazione gemella o piccolo che incontreremo più avanti. Quando io ho, dunque, H, si ha attenzione, B meno A diviso N, quindi è chiaro che, diciamo, mandare H a zero è tanto come mandare N all'infinito, non dimentichiamo mai il legame che c'è fra H e N. Quindi, diciamo, potremmo chiederci come va a zero la differenza se grande N meno S piccolo N. Beh, potremmo dire va a zero con la velocità B meno A diviso N, con la velocità di H, cioè inversamente proporzionale ad N o direttamente proporzionale ad H. Questo O grande, in generale, quando si dice che una certa funzione, una certa successione. Quando dico, non so che f di, facciamolo per le successioni, se io dico che
A di n è un O grande, che so, di 1 su n, vuol dire che il valore assoluto di A di n si maggiora, meno di una costante che non mi interessa specificare, con 1 su n. Questo per n, per esempio, che vale infinito. Così. Ora, questo che abbiamo appena visto, cioè questo metodo dei rettangoli, per così dire, che ripeto, non è altro che una rilettura della definizione di somma inferiore e somma superiore relativa a una scomposizione in parti uguali, può essere naturalmente raffinato, cioè ci chiediamo, ma a parità di numero di punti in cui viene suddiviso l'intervallo AB, e quindi in buona sostanza a parità di numero di valutazioni della funzione integranda, è possibile fare qualcosa di meglio, cioè è possibile ottenere una stima che, diciamo, tenda all'integrale della funzione non con la velocità di h, ma che so con la velocità di h quadro. Dunque, si badi bene che, diciamo, qualcosa che va a zero, se questa fosse l'asse h, tanto per intenderci, qualcosa che va a zero come h vuol dire qualcosa che va a zero così, come la bisettrice del primo quadrante. Qualcosa che va a zero come h quadro vuol dire qualcosa che va a zero così, come un ramo di parabola. Se fosse h al cubo, ancora meglio, andrebbe a zero più velocemente. Se fosse h alla quarta, ancora meglio. In altre parole, la potenza h alla n tende a zero tanto più velocemente. Tende a zero per h che tende a zero tanto più velocemente quanto più l'esponente n naturale è elevato. Ora, la questione che abbiamo posto ha una risposta abbastanza semplice e si può illustrare con una piccola figura. Limitiamoci, abbiamo una funzione continua, limitiamoci al solito a considerare il generico intervallo, xk-1, x con k. Il metodo dei rettangoli in che cosa è consistito? Nel sostituire il pezzo di trapezoide relativo a questo intervallo con un rettangolo, o contenuto o contenente. Ma un'idea migliore è quella di prendere gli estremi del grafico, qui la figura non mi è venuta molto bene, e considerare il segmento che congiunge, diciamo in generale il grafico sarà così, il segmento che congiunge, pezzo di secante, diciamo, che congiunge questi due punti. Quindi questo punto A, diciamo, se vogliamo alleggerire ulteriormente le notazioni, anziché scrivere f di xk, posso scrivere brevemente fk, così. E anziché scrivere f di xk-1, posso scrivere brevemente fk-1, così introduco questa ulteriore notazione, sempre per alleggerire le notazioni. Beh, dunque, trovare l'area di questo trapezio è piuttosto facile, un trapezio rettangolo, se lo guardo, come dire, così ruotato di 90 gradi, l'altezza di questo trapezio è xk-xk-1, così. Le due basi sono f indice k-1 e fk, dunque l'area è l'altezza per la semisomma delle basi, quindi diciamo è un mezzo, lo metto qua, per che cosa? FK-1 più FK. O se preferite, visto che questo è H, è H mezzi che moltiplica FK-1 più FK. Questo è il contributo dato da questo intervallo. Si osservi che se la funzione è convessa, come qui in figura, cioè volge la concavità verso l'alto, sostituire all'integrale della mia funzione su questo intervallo, questo trapezio, che incidentalmente è come sostituire l'integrale della funzione di primo grado che ha come grafico questa secante, come se anziché integrare la funzione, integrassi la funzione f, integrassi il polinomio di primo grado che interpola i valori della funzione in questi due punti. Dicevo, questa sostituzione mi porta a sovrastimare l'integrale, cioè questa quantità è più grande dell'integrale sull'intervallo xk-1 xk di f di x in dx. Se invece la funzione fosse concava, esattamente il contrario accadrebbe, cioè sottostimerei l'integrale. Adesso è chiaro che se voglio una stima dell'integrale complessivo, cosa mi basta fare? Devo prendere l'espressione precedente, h mezzi f indice k-1 più f indice k, e devo semplicemente sommarla in k da 1 a n. Vediamo un po' cosa succede. Viene fuori una certa somma che posso chiamare T trapezio, F, e non lo so, possiamo chiamarla F indice, ma il numero delle parti in cui ho suddiviso finora l'ho chiamato n piccolo. Per una certa ragione forse è meglio che lo chiami n grande, quindi diciamo H sarebbe B meno A diviso n grande, una questione così puramente diciamo, di simboli. Si capirà meglio magari quando faremo anche il metodo, come dire, in certo modo seguente, il metodo di Simpson.
Dunque lo potrei chiamare TF grande n, tanto per dire. Vediamo cosa succede. Dunque, quando k è 0, chi verrebbe? H mezzi è comune a tutti, no? H mezzi è comune a tutti questi addendi. Poi avrei F0 più F1, poi più F1 più F2, più F2 più F3, eccetera, 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 fino a più F indice n meno 1 più Fn. Morale. Mi accorgo che F0 e Fn, come dire, intervengono una sola volta in questa somma, mentre tutti gli altri termini intervengono due volte, una volta, diciamo così, in quanto valore della F nell'estremo destro di un intervallo, ma l'altra volta come valore della F nell'estremo sinistro dell'intervallo adiacente. Morale. Viene F0 più due volte F1 più due volte F2, eccetera, 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 più due volte F indice n-1 più Fn. E basta. Ecco qua. Dunque, possiamo leggere qui a monitor quello che abbiamo trovato. Se F è una funzione integrabile sull'intervallo AB, il suo integrale può essere approssimato mediante la cosiddetta formula dei trapezi, cioè un valore approssimato di questo integrale è dato da H mezzi, come si legge a monitor, F0 più 2F1 più 2F2 più 2F indice n-1 più finalmente F indice n. Quindi, quante valutazioni abbiamo fatto? Beh, si dirà, ne abbiamo fatto n grande più 1, quindi rispetto al metodo dei rettangoli abbiamo fatto una valutazione in più. Naturalmente qui ho usato la scrittura TFn grande, ma n grande è inversamente proporzionale ad h, quindi potrei anche scrivere TFh, quello che ho fatto nella schermata seguente. La schermata seguente risponde a questa domanda: con quale velocità TFh tende al valore vero dell'integrale, al valore esatto dell'integrale? La risposta è TFh converge con una velocità che è un O di h quadro, quindi ho, come dire, raddoppiato la velocità di convergenza. La forma dei trapezi fornisce un metodo, come si dice, del secondo ordine, mentre il metodo dei rettangoli è un metodo del primo ordine. Là l'errore va a 0 come h, come una costante per h, qui l'errore va a 0 come una costante per h quadro. Noi naturalmente non abbiamo, come dire, il tempo di dimostrare questa affermazione, che peraltro è dimostrata rigorosamente nel testo di riferimento, ma diciamo così, è abbastanza intuibile che se noi sostituiamo al grafico della funzione, anziché, come dire, un tratto orizzontale, un tratto dissecante, così anche, diciamo così, il buon senso geometrico ci dice che compiamo un'operazione di approssimazione, come dire, più accurata, più, diciamo, raffinata di quella che facevamo prima. Quindi non meraviglia, per così dire, questo risultato che già abbiamo letto a monitor, e cioè che l'approssimazione sia migliore di quella che già avevamo trovato. Se io vado a riprendere un momentino uno dei fogli che avevo già, una tabella che avevo già parzialmente compilato, possiamo, come dire, ripetere qui sotto, forse era meglio che avessi lasciato più spazio, ma insomma, diciamo, posso, come dire, rifare un poco questo calcolo col metodo dei trapezi, e nuovamente divido in 10 parti. 10 parti vuol dire avere 11 valutazioni della funzione, poi 20 parti, poi 100 parti, sempre per quanto riguarda il calcolo del logaritmo di 2, che, ripeto, altro non è che se non l'integrazione della funzione 1 su x, che è convessa, sull'intervallo 1, 2. Dunque avrò delle sovrastime del mio integrale, la funzione volge la concavità verso l'alto. In effetti, se, diciamo, al solito con un piccolo calcolatore vado a stimare questi valori che sono dati dalla formula dei trapezi, trovo questi valori, trovo 0.6937 con 10 intervalli, 0.6933 con 20 intervalli, 0.6931, questi sono valori arrotondati ovviamente, come ben si vede abbiamo una successione decrescente di valori che converge molto rapidamente al valore corretto, che abbiamo già 4 cifre, mentre prima avevamo con 10 intervalli 2 cifre decimali esatte, adesso con 100 intervalli abbiamo 4 cifre decimali esatte. Ecco, questa idea, diciamo così, del raddoppio della velocità di convergenza si traduce anche proprio in questo, come dire, in questo raddoppio del numero delle cifre decimali esatte che si ottengono a parità di numero degli intervalli di scomposizione. Assieme a questo metodo dei trapezi, che, come ho appena finito di dire, del secondo ordine, se ne può considerare anche un altro che viene variamente chiamato. Qualcuno lo chiama metodo o regola del punto medio, qualche altro lo chiama metodo delle tangenti. Dunque vediamo di cosa si tratta. Consideriamo al solito il nostro intervallo xk-1x con k.
Abbiamo parlato anche nella lezione precedente delle somme di Riemann, no? Un modo per approssimare il contributo dato da questo intervallo, cioè l'integrale fra xk meno xk, potrebbe essere quello di prendere un punto xk e andare a prendere il rettangolo che ha per base xk meno xk e per altezza. Questo f di xk, prendiamo come xk il punto medio, ecco perché regola del punto medio, xk meno 1 xk, così. Si dirà, beh, dunque f di xk che moltiplichi xk meno xk meno 1 è presto fatto, è l'area di questo rettangolo che è disegnato in figura. Certo, dico io, ma badate, se la funzione è derivabile con derivata prima continua, è ben vero che questo prodotto è interpretabile come l'area di questo rettangolo, ma badate, fatemi fare questo ragionamento. Immaginiamo che questo segmento che è qui orizzontale sia, come dire, incernierato su questo punto. Immaginiamo di ruotarlo così. Otteniamo evidentemente tanti trapezi, trapezi rettangoli, di cui questo rettangolo è un caso particolare. Bene, proprio per il fatto che questo punto è il punto medio, tutti questi trapezi hanno la medesima area. In particolare, ha la medesima area del rettangolo il trapezio che è, diciamo così, individuato dal pezzo di tangente al grafico della mia funzione nel punto xkf di xk. Perché? Ma perché ci vuole poco capire che questo rettangolo, che come dire, questo chiedo scusa, questo triangolo che viene sottratto è compensato dall'altro triangolo che viene per così dire sommato. Quindi è verissimo che questo prodotto lo posso interpretare come l'area di un rettangolo, ma lo posso anche interpretare come l'area di questo trapezio che, ripeto, è delimitato superiormente da un tratto di tangente, un pezzo di tangente, così come nella formula dei trapezi avevamo dei trapezi che erano delimitati superiormente, per così dire, da pezzi di secante. Quindi diciamo, se io faccio la somma di tutti questi contributi per k da 1 a n, ho una somma di Riemann, scegliendo, ripeto, come punto xk il punto medio, ma questa somma di Riemann è interpretabile come la somma delle aree di tanti trapezi. Bene, questo metodo che viene variamente chiamato metodo delle tangenti, metodo del punto medio, non importa che cosa, anche questo fornisce un metodo del secondo ordine, nel senso che la differenza fra questa somma e l'integrale tende a zero come h quadro. La cosa non meraviglia tanto perché, come dire, sempre trapezi sono. Ma è interessante utilizzarli in combinazione col metodo dei trapezi vero e proprio. Perché? Ma perché se la funzione è convessa, per esempio, il metodo dei trapezi fornisce delle stime per eccesso, delle sovrastime, questo metodo, metodo del punto medio o delle tangenti, che dir si voglia, fornisce stime per difetto. Esattamente il contrario se la funzione è concava. E quindi se noi combiniamo, come dire, questi due metodi, possiamo ottenere contemporaneamente delle stime per difetto e delle stime per eccesso del nostro integrale. Per esempio, se andiamo a riprendere ancora una volta la nostra tabellina, qui abbiamo, diciamo, i valori, qui sotto abbiamo i valori ottenuti, lo riporto un po' in alto per farla vedere meglio, questi erano i valori ottenuti col metodo dei trapezi veri e propri, a parità di punti, la regola del punto medio fornisce questi valori, 0, 69 e 28, eccetera, 0, 69 e 30, eccetera, 0, 69, 31 e 4. Come ben si vede anche qui, diciamo, i metodi hanno la stessa velocità, abbiamo quattro cifre decimali esatte, la quinta cifra è 4, nel metodo del punto medio, abbiamo delle stime, abbiamo detto per difetto, e 5 in quella per eccesso. Quindi abbiamo quattro cifre esatte, abbiamo un'incertezza peraltro molto piccola di una sola unità sulla quinta cifra. Questo, ripeto, è per dare un'idea di che cosa siano questi metodi di integrazione numerica che possono servire a un duplice scopo, e per tabulare funzioni definibili mediante integrali o più semplicemente per calcolare integrali che non sono calcolabili elementarmente. Nella lezione precedente ho accennato al fatto che la funzione e alla min x quadro non è integrabile elementarmente, quindi se io voglio calcolare l'integrale fra, che so, fra 0 e a, questo è molto interessante per questioni di calcolo delle probabilità e statistica, tabulare, per dire, così dire, questa funzione. Forse sarebbe meglio che avessimo scritto integrale fra 0 e x di e alla meno t quadri in dt, così, ecco. Ebbene, il calcolo integrale fornisce uno strumento, calcolo integrale numerico, approssimato, questi metodi di integrazione numerica forniscono uno strumento per calcolare in maniera approssimata, ma anche molto accurata, per esempio i valori che questa funzione assume in corrispondenza di diversi valori della x, cioè per tabulare, come si dice, questa funzione.
Così come può servire per calcolare integrali che non sono calcolabili proprio. Per esempio, un argomento che noi qui non trattiamo per mancanza di tempo. Se io ho una funzione f di x continua con derivata prima continua, ci chiedessimo quanto è lungo quest'arco di curva, così. Beh, come il libro di testo mostra, la lunghezza di quest'arco di curva è data da un integrale di questo tipo, integrale fra a e b, della radice di 1 più f' di x al quadrato in dx. Bene, molto spesso questo integrale non è computabile elementarmente. Che so, se io volessi calcolare l'integrale, volessi calcolare la lunghezza di un arco di sinusoide, così fra 0 e pi greco, e beh, sarei condotto all'integrale fra 0 e pi greco di che cosa? Dunque avrebbe radice di 1, la derivata del seno e il coseno, 1 più cos quadro, così, di x in dx. Ebbene, questo integrale non è calcolabile elementarmente, non è possibile esprimere una primitiva della funzione integranda combinando sapientemente funzione elementare. Dunque questo integrale, se io voglio stimarlo numericamente, lo posso fare con uno dei metodi numerici che ho fin qui illustrato o altri metodi ancora più potenti che potremmo prendere in considerazione. Il tempo non è molto, mi limito così a dare un'idea di un altro metodo che è largamente usato. Metodo che va sotto il nome di metodo di Simpson o anche di Cavalieri-Simpson. Thomas Simpson era un matematico inglese. Bonaventura Cavalieri l'abbiamo, se non ricordo male, citato altre volte. Incidentalmente era professore di matematica all'Università di Bologna. Muore nel 1647, lo stesso anno in cui muore Evangelista Torricelli. Vabbè, adesso a parte questi dettagli storici che interessano fino a un certo punto, in cosa consiste questa idea di integrazione approssimata? Dunque, si diceva un momento fa, in buona sostanza in cosa consistono questi due metodi dei trapezi, quello che viene abitualmente chiamato metodo dei trapezi vero e proprio, e l'altro che abbiamo detto metodo del punto medio, ma che pur sempre un metodo dei trapezi è. In buona sostanza si va a sostituire l'integrale della funzione sull'intervallo xk-1, xk, una volta con l'integrale della funzione polinomiale di primo grado che, come dire, interpola la f negli estremi, l'altra volta con la funzione polinomiale di primo grado che rappresenta la tangente, il cui grafico è la tangente del punto medio. Quindi l'idea è sempre quella, noi al posto dell'integrale di f scriviamo l'integrale di una funzione che in qualche modo approssima la f, una volta la approssima nel senso che è un interpolante, l'altra volta la prossima nel senso che è una funzione che ha per grafico un pezzo di tangente, ma l'idea è sempre quella. Cioè, visto che non siamo capaci di calcolare esattamente l'integrale fra xk-1 xk di f di x in dx, ci procuriamo per esempio un polinomio di primo grado, chiamiamolo p con 1 di x, che in qualche modo approssima, ho detto i due modi in cui questi due diversi metodi approssimano la f, ci procuriamo, dicevo, un polinomio, per esempio, di primo grado, che in qualche modo approssima la f in questo intervallo, e al posto dell'integrale della f che non sappiamo calcolare, sostituiamo l'integrale su questo intervallo di p1 di x, integrale che sappiamo calcolare, anche senza, diciamo, senza scomodare nemmeno il calcolo integrale, perché in definitiva si tratta di trovare l'area di un trapezio. Allora, l'idea di Simpson, di Cavalieri-Simpson, qual è? Invece di utilizzare polinomi di primo grado, perché non utilizzare polinomi di secondo grado? Quindi sostituire all'andamento della funzione un arco di parabola di quelle, diciamo, rappresentate da polinomi di secondo grado, quindi parabola il cui, come dire, grafico, chiedo scusa, parabola con asse, la parabola è già una curva, quindi una parabola il cui asse di simmetria sia parallelo all'asse delle ordinate. Naturalmente, qual è la prima idea che viene? La prima idea che viene è questa qui, cioè di suddividere l'intervallo base, come dire, in un numero pari di intervalli, quindi lo divido così, poi ancora ciascuno di questi lo divido in due. Quindi di chiamare, tanto per dire, il numero di parti, chiamarlo 2n grande. E quindi h sarà, diciamo così, b meno a diviso 2n in questo caso, b meno a così, diviso 2n. Allora, per esempio, occupiamoci del primo intervallo, quello che ha per estremi x con 0, x con 1 e x con 2. Così, facciamo una figura ingrandita. Abbiamo x con 0 e il valore f0. Abbiamo x con 1 e il valore f1. Questi sono tre punti che sono equispaziati. Così, x con 0, x con 1 e x con 2. Il passo è h.
Qual è l'idea? Di andare a calcolare, andare a determinare la parabola, adesso qui la figura naturalmente è molto pasticciata, ma insomma, la parabola che interpola, la parabola, cioè il polinomio di secondo grado P2, diciamo AX quadro più BX più C, così, che interpola questi tre punti, cioè quindi la parabola che passa per questi tre punti. Naturalmente questa parabola, se per avventura questi tre punti fossero allineati, questa parabola, come dire, degenererebbe in una retta, vorrebbe dire che questo coefficiente A quadro è zero, ma questo non ci dà nessun particolare problema. Dopodiché andiamo a integrare questa parabola sopra questo tratto e troveremo naturalmente un'espressione che dipende da chi? Beh, dipenderà da H, ovviamente, e poi dipenderà esclusivamente da questi tre punti. Così. Quindi dipenderà in buona sostanza da H e dalle ordinate F0, F1, F2. Bene, dicevo, si può vedere, ma qui non abbiamo abbastanza tempo per fare tutti i calcoli che in ogni caso sono riportati in dettaglio sul testo di riferimento, si vedrebbe, dicevo, che il contributo dato da questo polinomio di secondo grado è del tipo h terzi, poi qui verrebbe f0, cioè il valore della f in questo punto, più 4 volte f1 più f2, così. Quindi diciamo la sostituzione, quando io al posto dell'integrale sull'intervallo x con 0, x con 2, della mia f di x in dx, vado a scrivere questo valore approssimato che è in realtà l'integrale sul medesimo intervallo della polinomio p2x, questo mi porta a sostituire al posto di questa integrale questa espressione che sta scritta qui, che non sto a ripetere. Questo per quanto riguarda l'intervallo, la coppia di intervalli, diciamo l'intervallo x con 0, x con 2, che è in realtà una coppia di intervalli. Si capisce che devo ripetere questa operazione su tutte le coppie di intervalli adiacenti. Quando faccio la somma di tutte queste espressione, trovo l'espressione che possiamo subito leggere a monitor, perché è chiaro che, come dire, viene F0 più 4F1 più F2, la coppia adiacente mi darebbe un contributo che a parte il fattore H terzi che raccolgo, fattore comune, sarebbe F2 più 4F3 più F4 e così via. Morale, torniamo qui a monitor, quando faccio la somma di tutte queste terne, queste triadi, un po' analogamente a quello che ho trovato nell'esempio precedente, scopro che i valori F0, che altro non sarebbe che F di A, e F adesso 2M, che altro non sarebbe che F di B, questi compaiono una sola volta. I punti, diciamo così, che hanno un indice dispari compaiono quattro volte, questi sarebbero, come dire, i punti di mezzo delle coppie di intervalli su cui sono andato a fare questa sostituzione della F col polinomio P2. E invece i punti di indice pari che siano interni all'intervallo AB, quindi escluso F0 ed F2n, compaiono due volte. Ecco il perché di questo andamento così altalenante, per così dire, di questi coefficienti, 1, 4, 2, 4, 2, 4, 2, per poi finire con 2, 4, 1. Quindi, ripeto, 1 una volta, viene pesato, per così dire, una volta la F negli estremi, viene pesato due volte, vengono pesati due volte i valori della F nei punti di indice pari interni e vengono pesati quattro volte, contano per quattro, per così dire, i valori della F nei punti di indice dispari, che sono sempre, i punti di indice dispari sono tutti interni. È abbastanza intuibile che questa formula di Cavalieri-Simpson fornisca un'approssimazione ancora migliore, diciamo così, quindi un metro di ordine superiore al secondo, ma si ha una gradita sorpresa, diciamo, che è un po' inaspettata. Questo metodo addirittura, perlomeno se la F è abbastanza buona, abbastanza regolare, che so, derivabile quattro volte con continuità, questo metodo addirittura non fornisce un metodo del terzo ordine. Uno dice, beh, prima hai usato polinomi di primo grado nei due metodi precedenti e ha ottenuto con polinomi di primo grado un metodo del secondo ordine. Quindi, diciamo così, l'errore va a 0 come h elevato a un esponente che è 1 in più del grado dei polinomi che hai utilizzato. Qui utilizzi i polinomi di secondo grado, quindi così diciamo a sentimento, a fiuto, si direbbe che dovremmo avere un metodo del terzo ordine. Invece no, abbiamo una gradita sorpresa, abbiamo che questo metodo addirittura è del quarto ordine. Badate, vi faccio questa osservazione. Cosa accadrebbe se noi, così diciamo per distrazione, sarei tentato di dire, andassimo a applicare il metodo dei trapezi o il metodo del punto medio su una funzione che è polinomiale di primo grado? Beh, evidentemente il metodo sarebbe esatto, nel senso che io sostituisco un polinomio di primo grado con un polinomio di primo grado che, diciamo, lo interpola o lo
a grafico tangente, quindi diciamo non commetterei alcun errore, la formula dei trapezi, così come la formula del punto medio, sono esatte se applicate a polinomi di primo grado, cosa che non vale la pena di fare, ma diciamo sono esatte. Così, se io partissi da una funzione polinomiale di secondo grado e applicassi il metodo di Simpson, di Cavalieri-Simpson, e beh, cosa vado a fare? Vado a sostituire al posto della mia funzione che cosa? La parabola che interpola su tre punti è una parabola, ma ce n'è una sola di parabole interpolanti, quindi vado a mettere al posto di f un polinomio P2 che coincide con f, quindi la mia funzione è esatta per polinomi di secondo grado. La cosa sorprendente è che la formula di Cavalieri-Simpson è esatta anche per polinomi di terzo grado, cosa che non è immediatamente evidente, ma ha una spiegazione anche di natura geometrica su cui, come dire, non mi posso dilungare, che però sul libro di testo è spiegato, come dire, se io ho una cubica, e la vado su tre punti a conoscenze equidistanti, la vado a interpolare con una parabola, ebbene l'integrale di questa parabola su questo intervallo e l'integrale della cubica sono uguali fra di loro, non perché la parabola coincida con la cubica naturalmente, ma per una certa ragione che la differenza fra queste due funzioni, la cubica e la funzione di secondo grado, è a sua volta una funzione di terzo grado che ha un punto di flesso nel punto medio, insomma la conclusione è che l'integrale della differenza è zero, vale a dire i due integrali sono uguali. Riteniamo semplicemente il risultato, rimandiamo i curiosi, se ce ne sono, al libro di testo, ricordiamo semplicemente che il metodo di Cavalieri-Simpson è un metodo del quarto ordine.